Ehi ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link 91 e bentornati su Xenoverse. La scorsa volta mi ero fermato davanti alla palestra del campus a Riepoli e quindi direi che è il momento di una bella sfida contro il capo di questa palestra. Benvenuto nella palestra del campus a Riepoli, giovane allenatore. Vuoi sapere chi io sia? Ma a che scopo? Ti basti sapere che faccio il tifo per te. Claudio è un maestro dei Pokémon lotta. È un po' il classico sportivo di ogni college che si rispetti. Ricorda che la mente prevale sulla forza bruta, quindi i Pokémon psico fanno al caso tuo. Ah, dimenticavo. Per farti strada in questa palestra, dovrai cercare negli armadietti le chiavi delle apposite aule. Tutto chiaro? Sono forse... Ah, ok. Sono segnati. Diciamo che questa è un po' la classica scena che accade in Pokémon. Ti segnano l'armadietto, quale premere. E non sempre però, non sempre. Può anche darsi che io debba prima vincere le sfide nelle aule e poi dopo reclamare appunto la chiave, andarla a cercare. Ah, troviamo gente che butta etere nel cestino. Avranno soldi da spendere? Mariella, ecco lo sfidante, dovrà vedertela con la sottoscritta se vorrà entrare in possesso della prossima chiave. La prof di scienze che avevo io non era minimamente... tranquilla. In base al professore che troviamo vi racconto i miei aneddoti alle scuole medie, perché scienze alle scuole medie ce l'ho avuta, poi mai più. Non che sia una cosa bella. Davanti ho Bunny, perché pensavo che capopalestra fosse tipo normale. Invece no. È tipo lotta. E Bunny è normale lotta. Che bella cosa. Un revitalizzante ce lo butto su Bunny perché almeno prende un po' di punti da questa sfida. E volevo allenare un po' i Pokémon nell'erba per portarli al livello 20 tutti quanti, ma ho visto che ci vuole troppo tempo, quindi ho detto facciamo la palestra, poi li alleno nel prossimo percorso. Almeno ci sono Pokémon di livello più alto lì, sicuro. Manda Onix. Allora scusami, vai Bunny? Dai. È più veloce. Ma però non è molto efficace. Cioè Onix a Dragospiro, così all'improvviso. Pistola acqua. Ma pure, ancora più veloce. E quanto è veloce sto Onix? Oh. Me la fanno rimpiangere sta palestra? Non lo so. E mi dà la chiave anfiteatro, sì. Quindi la prima chiave solamente è da cercare, le altre te le danno loro. Poco male. Apriamo la porta dell'anfiteatro. Attenzione. Cheerleader. Lotta in doppio. Facciamo fare qualcosa anche a Phantom, se no non fa nulla. Clara e Tina. Benvenuto nell'anfiteatro dove tutto è finto e nulla è falso. Cosa? Per tenere la chiave della prossima volta dovrei batterci. Vabbè. Lo so che la voce era... Mio Dio. Cioè, abbiamo le chubby. Abbiamo le chubby, raga. Ma siamo nel paradiso allora. Oh mio... Ah, Mascot, eccolo! Finalmente ne incontro uno! L'hanno tanto proclamato sul Weedle, la pagina ufficiale appunto di Weedle. Ma va anche sottoterra. Bello, bello. Più belle le chubby, però... Quello è un gusto personale, non fateci caso. Facciamo beccata su Mascot, che non credo sia mai tipo lotta. E acqua getto su Scraggy. Brutto colpo, non abbastanza però. Dare il sipario, meno male. Oh, classe B. Perché è rossa B? Continuiamo, va. Abbiamo la chiave della classe B. Quindi matematica, suppongo. Ma perché? Forse secondo me hanno qualcosa delle build precedenti e non l'hanno cambiate. Se l'uomo non sapesse di matematica non si eleverebbe di un sol palmo da terra. Però dovevo fargli la voce a questo tipo John Frink. Ricercatore Carlo, con la zeppola, no? Tutto trasandato la voce, no? Da schizzato un po'. Da scienziato pazzo. Attenzione perché questo qui ha furia, questo forse è forte. Ha commesso un errore di calcolo, bravo. E mi dà la chiave dello sgabuzzino. Bravo. Lo sgabuzzino, se non sbaglio, è qua.
Yeah. Oh. Nani. Sì, però anche le... Ma c'è qualcun altro qui? No, era solo un cestino di rifiuti. Anche lei col percorso a ostacoli. Super pozione trovata nel cestino. Qui la gente butta cose, non hanno proprio rispetto per nulla. Salve, Janitor. Non sarò un tiro della matematica, ma in quanto a lotte Pokémon non ho nulla da invidiare agli altri. Oh. Wow. Mi sono rovinato le corde vocali facendo quella voce. Abbiamo un Trubbish. Che non è propriamente conosciuto per essere tipo lotta. Ragazzi, questa lotta in scioltezza, senza problemi. Però stavo pensando che secondo me Claudio ha anche un Granbull. Dato che il campus a quanto pare venera i Granbull. Vediamo un po' che chiave ci dà ora questo qui. Capo palestra, cortile. Bene. Ottimo. Però il capo palestra è in cortile? Uno come lui me lo aspetterei proprio nella palestra oppure nell'anfiteatro. Vai, andiamo in cortile allora. Ah, ma perché è bello il cortile. Fatti sotto prescelto, ora incontriamo anche sti tizi. Però se il mio Shackbird avesse attacco d'ala, che forse spero impari al 20, dato che ci siamo, vediamo. Quindi sopra agli occhi che ingannano l'avversario, ma sotto alla vera faccia. Bello. Wow, proprio è uno show, eh? È uno show totale questa sfida. E siamo pronti allora. Ma posso parlare anche con tutti loro? Che fanno solo go go Granbull. Perfetto. È rimasta la striscia sotto, ma non importa. Va bene, parliamo con Claudio allora. Sapevo che saresti venuto. Hai provato il tuo valore contro quei damerini e io sono curioso di mettermi alla prova con te. Io, Claudio, capo palestra del campus a Riepoli, ti sfido ufficialmente in una lotta. Libera tutto il potere che ti era donato la lastra terrestre. Go go Granbulls! Gasa, ragazzi, sta musica. È molto simile a quella che abbiamo avuto nelle build precedenti, quindi dovrebbe averla scritta Saidonia, eh? Non le sono proprio sicuro. Anche perché comunque sia questa è rimaneggiata, eh. Quindi potrebbe averla riscritta qualcun altro. Passimian non... ha preso pochissimo danno. Se facciamo un confronto tra attacco e difesa e punti salute di Passimian, potrei anche rimanerci. Se usa pozione ora. Allora scusami, tanto che o la va o la spacca. Ecco, super pozione. Vediamo con Scintilla quanto gli faccio. Perché è più forte Scintilla, ma non è super efficace. Vediamo un po' se facciamo un danno più grande. No, però potrei paralizzarlo. Ok, me lo ricarico assolutamente. Usa solo attacco rapido. Perché sono, essendo volante, non può farmi un attacco lotta che mi fa metà del danno. Quindi ora mi ricarico. Devo comprare un po' di pozioni, super pozioni. Sono stato un po' avventato a venire qui senza, effettivamente. Vai, attacco rapido, sì. Bravo. Boom. Andato, ottimo, meno male. Shackboard qui sta facendo livelli su livelli. È entrato al 17 e esce al 22. Trespolo. Ok, perde il tipo volante però se lo uso. Vediamo Tono Shock, dai. Oh, Scintilla. Sì, è fisica invece che speciale, ma... Amen. Yukumuku. Yukumuku. Mando Tianlong. Yukumuku non mi pare fosse anche tipo acqua. Ah, ma è Xenoverse, quindi è tipo lotta sicuro. Andiamo con bolla raggio. Aia, cresci pugno, fa male. Se si aumenta l'attacco, è ovvio. Ah, ok, allora, prossimo attacco, ciao. Ah, abbattimento, un danno normale. Ciao, Pugion Pyukumuku, è stato bello vederti qui. Bello il pugno che esce. E poi è andato a tempo con cresci pugno di prima, quindi top proprio, top. Halucha.
Lucia non può farmi troppo male. Vero? Ora è bello a Lucia, eh. Ahi, attacco d'ala preforte. Bene. Ben retto. La ben reggenza. Perché se dico un'altra parola dopo YouTube me la vede come una parolaccia. Sarebbe stata la ben rezione, ma sembra un'altra parola. La ben... insomma, non è proprio carina da dire in video, quindi... durante le live magari potrebbe uscire, ma non durante un video registrato. Mannaggia! Basta, Lucia! Già mi è scocciato! Via! Buono! È andato anche a Lucia. Non per nulla sei il messia della leggenda. Capo palestra 50 su 100? Medaglia competizione. Va bene. Davvero impressionante. Non avevo mai perso una lotta qui al campus. E quindi tutti quanti gli altri capi palestra, tutti quanti super 4, no? Questa nuova sensazione però non mi butta giù. Anzi, la tua luce rossa mi ha illuminato il cammino, mostrandomi che ne ho ancora di strada da fare. Mi allenerò con tutto me stesso per raggiungere i tuoi livelli. Link, grazie al tuo aiuto il campus è ora libero dal Team Dimension. Il potere della lastra non poteva cadere in mani migliori. Ti prego di accettare questo regalo da parte mia. La medaglia. La MT non mi interessa molto. Si cresce pugno. Ah, ecco. La medaglia competizione. Bella. Un po' come Pyukumuku che sembrava effettivamente un pallone da football. Ora che è nelle tue mani, le guardie a protezione del percorso 5 ti lasceranno proseguire. In bocca al lupo per il viaggio. Ok, grazie. Io me ne vado. È stato bello fare la vostra conoscenza. Ah, devo rientrare. Ah, aspetta, che succede? Link, aspetta un attimo. Conosci già Aster, non è vero? Sai, lui e mio padre hanno sviluppato un veicolo apposito per gli allenatori di Pokémon. È il Pokéboard, una sorta di skateboard fluttuante che viaggia ad una velocità impressionante. Proprio oggi papà mi ha spedito un nuovo modello da Sagittopoli, ma vorrei che fossi tu ad averlo. Prendilo come un ringraziamento per aver salvato il campus. Nice. Beh, ci si vede, Link. È un po' difficile da controllare, ma... oh? Davvero niente male. Quel pivello è riuscito a risvegliare quell'energia rossa e a suonarla a quei due babbei. Due piccioni con una fava. Ma questo che è tipo Kaneki, che c'ha un occhio rosso, no? Molto presto quel potere sarà nelle mie mani. Scusami, eh. Preferisco questa. È un po' difficile da controllare, ma ci farò la mano. Metto Phantom davanti che magari un po' si allena. Contro gli allenatori, intendo. No, vabbè, ragazzi, a parte che non si muove proprio bene. Chi è? Ah, quella sta facendo il tifo per il suo, per suo marito, suo ragazzo, quello che è. Qui non c'è nulla di che, mi sembra. Mi ha dato una MT, ma non c'è altro. Ecco, allenatori. Io e i miei Pokémon siamo hashtag bellissimi. È opinabile. Influencer. La sfida è stata vinta, quindi proseguiamo. Attenzione. Io, discepolo del grande Gennaro, ti sconfiggerò. Sì, dai così, ragazzo. Vai. Gennaro Bullo, il miglior bullo che ci sia. Poi Bullo. Giovinastro, youngster. Certo che una volta le traduzioni proprio profumate. Ah, e comunque si facevano aiutare da The Pokémon Company per le traduzioni, eh. Sì, anche dei Pokémon. Sei forte ma niente a che vedere col maestro. Gennaro Bullo è una vera leggenda tra di noi. Oh, Aster! Grande! Nel posto giusto e momento giusto, Link! Seguimi, devi assolutamente vedere una cosa. Ma neanche ciao? Va bene, sei tu il capo. Senti com'è pesante l'aria qui. Quest'albero è permeato dall'energia dello Xenoverse. È molto probabile che qui, tempo fa, si sia aperta e poi richiusa una faglia interdimensionale. E è tramite fratture del genere che i Pokémon X sono riusciti ad evadere dallo Xenoverse.
Per quanto affascinante, questo fenomeno rappresenta un pericolo per l'equilibrio del pianeta. La regione ne è già zeppa, ma se dovesse estendersi anche altrove correremmo dei rischi. Stai allerta, Link. Per precauzione prendi delle altre Xenoball. Che si trovino dei Pokémon Xenoverse qui? Non tutto il male viene per nuocere, però. Talvolta in queste zone è possibile rinvenire una particolare roccia, denominata Xenolite. Gli studi hanno rivelato che alcuni Pokémon X reagiscono all'energia sprigionata da questa roccia evolvendosi. Chissà, magari potresti trovarne una anche tu. Sì, ce l'aveva già addosso uno dei miei Pokémon. Però effettivamente si trovano Pokémon Xenoverse. Va bene, proseguiamo allora. Una volta che... Sicuramente su Elekid funzionerà una pietra, una Xenolite. Devo solo farla evolvere prima in Electabuzz. Con l'amicizia dovrebbe evolversi. Ormai al 20, non capisco. Me lo porto in giro dall'inizio del gioco. Attenzione, abbiamo un football player. 3, 4, 5, 6 rosso. Mi è placcato a dovere. Prego, caro. Allora, da qui scendo perché... Aio! Il mio Pokémon pianteremo le tende qui, non che mi interessi, signorina, eh? Perfetto, vediamo qual era lo strumento che avevo visto qui. Ah, un MT poi, guarda un po'. Era assalto! Buonissima, subito la insegno! Al posto di beccata. Qui abbiamo un altro oggetto. Ma io vorrei tornare sopra per vedere cosa ho lasciato. A meno che io non ci possa andare quando surf. Metto Endeavor davanti. Bakaki per la confusione. Giusto, serve. Ah, ecco, posso tornare sopra effettivamente. E ci sono altri allenatori. Ma ragazzi, sto posto è immenso. Allora forse devo andare sotto prima, perché c'era anche un'altra strada sotto. Vorrei solo vedere cosa c'è qui. Se magari c'è una città, Borgo Gemini. Perché vorrei curarmi. Se possibile. Ah sì. Bene, allora mi curo e poi torno a sfidarli. Mi faccio un attimo in giro per vedere le case, le persone, se c'hanno qualcosa. Bosco, stella filante. Tuo fratello non è ancora tornato? Ah, ma qui sembra sempre con surf. Ragazzi, qui per forza si prende surf, dai. Allora, questo qui ha trovato forse un tesoro. Per 500 mi farà tirare sopra quello che trovo. Devo stare attento però a come guidare l'amo, perché se va a sbattere contro un ostacolo mi finisce la spiterina. Ah, Kidun. Però no, volevo trovare il tesoro. Attenzione che ce la faccio, dai. Più piano o più veloce ancora, dipende. Ok, eccolo, eccolo. Dai, bravo. Tiralo su. Prendi questi 2005 e anche quest'amo, dato che non me ne faccio più niente. Ah. Quindi tutto questo per... Ah, va bene. Nulla. Ci riprovo allora? Vabbè, interessante come meccanica, Però direi di affrontare il bosco. E nel bosco ci sono ovviamente Pokémon Coleottero, quindi... No, Cyanide, fermati. Mettiamoti Along davanti. Anche Phantom andrebbe bene, però... Oh, attenzione! Ehi, tu! Sei bamboccio che ha conciato per le feste quei due sbruffoni di A e B, non è vero? Non è che la cosa ti riguardi, ma io sono Trey e lui Sabolt. Bolt! Ti ho visto lottare al campus, sai? Quel misterioso potere che hai sprigionato è davvero affascinante. Sono qui per metterlo alla prova con una lotta. Avanti! Allora dopo potremo concludere qui il video, Due lotte importanti abbiamo. Trey, questo qui sicuramente sarà un rivale che diventerà poi un amico, forse, Ne sono quasi certo. Non troppo. 26? È sicuramente elettro. Bollaraggio? Garanzia? Buio? O semplicemente impara garanzia? Tanti Pokémon la imparano che non sono tipo buio. Garanzia ancora? Gli ha aumentato l'attacco effettivamente. Però Sabolt, a meno che non viene da Noob Saibot e anche Bolt,
da fulmine per l'appunto. Bene. Infatti ha dimostrato. Quindi Phantom non è la scelta più adatta. Potrei fare bruciapelo e poi verrà sacrificato purtroppo perché sicuramente è più lento. Però bruciapelo, dato che colpisce per primo, gli faccio un dannino. Tacchete. E tentenna. Perfetto. E ora mi distrugge. Non farà garanzia e infatti fa un shock. Non la reggo, vero? Certo, si è aumentato l'attacco, non l'attacco speciale, ma Bunny non regge nulla. Va bene, andiamo a Endeavor. Endeavor a pirolancio e brucia tutto. Quindi, Prominence Burn. Vai, brucia tutto. Sbruciacchialo. Un po' meglio, potevamo farlo, Quando si evolverà in Electabuzz e poi nella forma successiva, sarà un vero spettacolo. È andata anche Sabolt. È forte sto Sabolt, Certo, livello 26, per quello è forte. Non mi piace affatto. Devo allenare la squadra. Per prima cosa, tutti al 25. Come primissima cosa. Non male, Pivello. Incontro o scontro? Mi sa che è più un incontro. Non male, Pivello. Ma se credi che questo possa bastare, ti sbagli di grosso. Va bene. Ciao, Ragazzi, questo video allora termina qui. Nel prossimo affronteremo il bosco e probabilmente riuscirò anche a vincere la medaglia successiva. O almeno lo spero. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!